La campagna predisposta dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, ha ripreso dopo l'interruzione dovuta alla pandemia. Il grande mezzo predisposto per le visite preventive e le informazioni ai cittadini è giunto a Campobasso, dove resterà a disposizione di tutti per 2 giorni, oggi e domani. La presenza dei professionisti dell'agenzia è assai importante se solo pensiamo che nelle 3 tappe precedenti c'è stata una risultanza assai preoccupante, con il 40% delle visite che ha mostrato riguardo al problema visivo una patologia in essere o in sospetto. Campobasso è una delle tappe del progetto Vista in Salute. Vista in Salute è finanziato dal Ministero della Sanità e gestito da IAPB Italia Onlus. E vuole evidenziare e mettere all'attenzione e sensibilizzare su quelle che sono poi le 3 patologie più importanti e anche più gravi dell'occhio nell'età dell'adulto, quindi dopo i 40 anni: glaucoma, maculopatia e retinopatia diabetica. Sono patologie dove la prevenzione, la diagnosi precoce possono fare la differenza. La differenza fra essere ipovedenti, quindi avere un residuo visivo, e purtroppo qualche volta diventare anche cieco. Quindi quello che vogliamo stimolare è la sensibilizzare la popolazione su questo tema, ma anche il sistema sanitario locale, le regioni, che mettano in atto spesso neanche difficili percorsi di diagnosi precoce di queste patologie. In fondo qui abbiamo questo camion, questo track, all'interno alcuni ambulatori con alcune apparecchiature diagnostiche, 15 minuti per ogni persona, e queste persone quando vanno a casa hanno la sicurezza di non avere nulla, ma di poter avere anche qualcosa, per cui allora li inviamo ad un livello successivo per avere una diagnosi più accurata. Apriamo una luce, appunto, campagna di prevenzione per le malattie della retina e del nervo ottico. La Onlus IAPB si occupa di spingere su uno screening in questo momento della popolazione molisana, campobassana. Oggi e domani avremo il tir high tech che lei ha alle sue spalle, ed è fondamentale recuperare i controlli che si sono perduti durante la pandemia Covid.